Il mio personale saluto a tutte voi amiche e amici di questa meravigliosa avventura che si rinnova oggi eccezionalmente nella sua edizione straordinaria per parlare di vaccini. Siamo nel dibattito di questa vicenda nella sua estrema attualità. Il piacere di avere collegata con noi telefonicamente la dottoressa Patrizia Franco. Dottoressa Franco, buonasera e grazie, grazie per essere ospite qui ai nostri microfoni. Buonasera e grazie a voi. La dottoressa Patrizia Franco, medico pediatra ASL, 850, no, c'è tanti suoi pazienti, e quando si parla di pazienti, di pediatri, io ho fatto scienze politiche ma non credo di sbagliare, si parla ovviamente di bambini, quindi solo ed esclusivamente di bambini. Chi come la dottoressa Franco ha la fortuna, mi passi il termine, dottoressa, di vivere da questa sua posizione professionale, che diventa un ideale osservatorio, proprio la vicenda dei vaccini. Ne abbiamo parlato ieri privatamente, di estrema attualità, si cerca un grande confronto che sia animato da buoni propositi e soprattutto adeguato ad un linguaggio che sia altrettanto rispondente al bisogno di fare chiarezza su questa tematica. Partiamo dalla prima domanda, dottoressa Franco. Chi dice che i vaccini sono farmaci sicuri dice il falso. Beh sì, assolutamente, secondo me sì, dice una vera e propria menzogna. Guardi, io ho accettato gradevolmente l'invito alla vostra intervista proprio per difendere l'informazione e la libertà di scelta in generale, in particolare su questo tema emergente dei vaccini, perché la libertà di scelta nell'atto terapeutico è veramente un diritto imprescindibile sia per il medico e tanto più per il paziente che deve accettare la cura. Quindi è un principio che mi guida da oltre 30 anni nella mia attività professionale, e quindi mi trova un po' battagliera su questo fronte, visto che oramai di vaccini si parla come di un atto non posso dire violento, ma quasi, insomma, diventa quasi una dittatura, perché vogliono metterlo come principio attraverso cui non si può neppure accedere alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo, se il bambino non è vaccinato. Il paziente ha diritto di scegliere dopo essere stato informato e aver firmato un consenso veramente informato, e bisogna chiarirlo questo concetto, che cos'è un consenso informato, perché se ne parla molto ma pochi veramente nelle strutture sanitarie lo fanno attuare. Questo mi dispiace, ma lo devo dire, insomma. Perché succede questo secondo lei, dottoressa Franco? Perché i medici accettano pedissequamente la cosiddetta letteratura scientifica, non vogliono urtare la suscettibilità anche di chi gestisce la sanità pubblica, o vi è un altro motivo secondo lei? Guardi, questo è uno dei motivi. Se poi in separata sede parla con i medici interessati a questo argomento, uno su quattro hanno le stesse perplessità che posso avere io, solo che non la dichiarano pubblicamente, perché i numeri riguardo i vaccini, cioè i dati, più che i numeri, i dati di cui noi siamo in possesso, non raccontano sempre la verità, non sono sempre molto chiari, soprattutto sulle guardi, qui io non voglio fare tifo calcistico, vaccini ce lo siamo promessi ieri, esatto, anche perché siamo in completa sintonia, e lei giustamente, esatto, mi ha ricordato da quella grandissima persona, oltre che grandissimo pediatra, mi ha detto grazie. No, ma io conosco la sua storia, lei è medico pediatra ASL di Roma, e le dico che i pazienti la amano, perché tra l'altro ha avuto sempre un comportamento ligio, rispettoso di quel giuramento, e tutti, esatto, dovrebbero avere questo comportamento. Esatto. Io ho le mani libere, nel senso che sono un battitore libero, e dico, non possono incarcerare il mio pensiero. Quindi quando io penso fortemente una cosa circa un atto terapeutico, un atto sanitario, quale può essere una vaccinazione su un piccolino, praticamente quello che io penso lo dico al mio paziente quando vengo interpellata, perché guardi, una cosa che mi ha guidato sempre, cercando di farmi sbagliare il meno possibile nella mia attività professionale, è, dico, quando mi trovo di fronte ad un problema, come agirei se fosse
cioè se fossi io lì, cioè se quest'atto lo dovessi fare su di me o su un mio familiare, su un mio caro, la stessa cosa la faccio su un paziente che in fondo mi è estraneo, ma in quel momento io mi sento responsabile della sua salute. Lei ieri mi ha detto i genitori mi portano un paziente, quel paziente è un bambino, è tutto quello che hanno, è il loro universo, me lo esatto. portano in salute e io devo tutelare quella salute. Assolutamente sì. Ora io voglio dire che sui vaccini possiamo parlare tantissimo, il vaccino sostengo io l'utilità dei vaccini, hanno cambiato radicalmente il corso di alcune malattie, tanto per citarne una per tutte, la polio, il tetano, però quindi questo gliene devo dare atto, però nello stesso modo diciamo dico che la scelta di vaccinarsi per una particolare malattia è una scelta che ha attinenza con la libertà di cura. Questo allora, abbiamo parlato di tante cose, io resto nell'aspetto anche più sociale, sì. anche più giuridico della vicenda. Sì. Ieri parlando in privato e ovviamente scaldandomi il cuore, mi ha detto... Poi questa storia delle radiazioni, molti la pensano come me, non hanno avuto finora, ci auguriamo che trovino questo suo coraggio di uscire allo scoperto i tanti pediatri che come me lavorano proprio nella sanità pubblica. Lei dice poi questa ventilata, l'ipotesi, la paura, proprio la minaccia di radiazione. Lei ha detto una cosa straordinaria, come si fa a radiare uno che sostiene una verità scientifica? Per essere No, esatto, ma io vedo, non ho paura. Penso che questo discorso della radiazione insomma sia un po' di là da venire, ma in ogni caso io non ho paura perché ci sono 100.000 elementi da portare, no? Quindi dati scientifici, noi per esempio, ve le posso dire uno per tutti, nella vaccinazione non abbiamo sui soggetti vaccinati degli studi randomizzati in doppio cieco sui soggetti che sono vaccinati, quindi nell'appresso, dopo la vaccinazione, cosa succede? Inoculare un vaccino non significa essere sicuri che il soggetto sia vaccinato, perché esistono tantissimi non responder, di questo ne vogliamo tenere conto? Esistono, cioè questo è un dato scientifico. Lei pensi che lo studio attuale del ruolo della genetica, diciamo, nella risposta immune alla vaccinazione sta cambiando molto le carte in tavola, tant'è vero che esiste una scienza che si chiama vaccino genomica, cioè dobbiamo analizzare, non dico di non vaccinare, ma dico non marchiamo questi bambini tutti insieme così come delle pecore, cioè andiamo a fare una valutazione individuale soprattutto per certi vaccini, vedi quello del morbillo, vedi che possono avere diciamo degli effetti collaterali più marcati e più vistosi, quindi bisogna, quando si va in un centro vaccinale, è importante che il soggetto venga visitato e venga fatta una relazione anamnestica, un'anamnesi familiare, perché ci sono tante controindicazioni al vaccino. Ok? E quindi va fatta una visita, cosa che non viene attuata nei centri vaccinali, io parlo perlomeno della situazione romana che conosco, in altre città d'Italia non mi permetto perché non so quali sono le procedure che attuano. Comunque quello che voglio dire, in un prossimo futuro noi possiamo ottenere per esempio dei risparmi anche in termini economici, di risorse economiche molto significative, facendo valutando chi può essere vaccinato e chi no, chi è geneticamente non responder, e quindi possiamo prevedere l'adozione di protocolli diversi tra i vari soggetti, questo io dico, quindi deve essere effettuata in maniera più mirata, in maniera più regolata e non indiscriminata come vogliono fare loro, insomma assolutamente non condivido, la libertà di scelta è un diritto imprescindibile, guardi. Questo è quanto. Qui allora abbiamo accettato l'invito perché sono venute anche fornite, come si dice a Roma, mi lasci alleggerire il momento sì. di grande commozione nel quale ci stanno portando le sue parole. Hanno bussato con i piedi, significa che sono venute con delle regalie, delle nostre mamme hanno portato dei dolcetti. E dall'altra parte del vetro stanno tutte piangendo in questo momento, no? E allora mi dico,
Perché non si trova il coraggio di dire questa verità, dottoressa Franco? Tra i suoi colleghi, lei è una forza, chi è romano la guarda, conosce. Io ce l'ho. No, lei sì, forza. Ma cosa dicono quegli altri, i suoi colleghi? Quando gli dice questa cosa abbasseranno la testa, si vergogneranno, immagino, perché uno che dice... Qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno gira le spalle, qualcuno è connivente, qualcuno lavora all'interno dei servizi vaccinali e svolge, qualcuno prende delle stock option, cioè se raggiungono, non nella regione Lazio, ma comunque per esempio nella regione Toscana, se raggiungono un tot di vaccinati tra i loro assistiti prendono dei premi. Ora è giusto o non è giusto, questo non lo so, ma chiaramente non sputano nel piatto in cui mangiano, cioè capisce? Io mi trovo libera a dire che veramente in qualunque atto medico, ma nel vaccino ancora di più, perché mi porti appunto un soggetto sano, un bambino di 3 mesi, di 5 mesi, di 1 anno, sano. Quindi io devo adottare uno strumento preventivo, devo avere dei dati che sono inconfutabili, questi dati non ci sono, questo è il discorso, o perlomeno non sono così inconfutabili. Pertanto mi viene in mente questo sistema dittatoriale nell'ambito medico non è per me accettabile, e mi viene in mente una frase che ricordo così a spanne di Benjamin Rush, che era un firmatario della dichiarazione dell'indipendenza americana, che alla fine del Settecento disse: se noi non ci occupiamo di mettere le cure mediche all'interno della nostra Costituzione, verrà quel tempo in cui la medicina, a nostra insaputa, diventerà una dittatura, e se soltanto alcuni potranno rappresentare la medicina, questo significherà, e verrà negato il diritto ad altri, questo significherà che raggiungeremo la Bastiglia della scienza medica. Guardi che è veramente pregnante questo concetto, nel senso che questa è dittatura, non è? Bisogna accettare il pluralismo scientifico, perché ci sono tantissimi dati che portano valori contrastanti su quello che viene detto mediaticamente, hanno fatto epidemia mediatica, quella per la meningite, poi si è chiuso il sipario sulla meningite, adesso si sta aprendo sul morbillo, evidentemente avranno raggiunto qualche scopo, questo non glielo so dire, ma è chiaro che è un'epidemia mediatica, perché poi lo stesso Istituto Superiore di Sanità ha detto no, non c'è nessun problema, non c'è nessuna epidemia in corso, cioè io l'obbligo di un vaccino lo posso sì e no accettare in corso di una pandemia dichiarata, ma di una pandemia vera, non mediatica. Ok? Questo voglio dire. Ma quando il soggetto me lo porti sano, io devo poter scegliere in seguito ad una informazione corretta che mi deriva da chi? Dal medico vaccinatore, dal mio medico pediatra, dal mio medico di famiglia, con cui ho stabilito un rapporto di fiducia. La gente non ha più fiducia nel sistema pubblico, ovviamente. C'è una mamma, non facciamo il nome, ci chiede la cortesia di non farlo, è romana, la bimba è una sua paziente. Quando ho letto che avreste presentato una pediatra ASL che avrebbe parlato veramente dei vaccini, ho pensato alla mia. Un casino. In che senso? È buono, insomma, tante lacrime qui, i brividi, insomma, poi non è facilissimo neanche per uno scafato che ha navigato per mille mari come me. Grazie dottoressa per il coraggio che sta avendo nell'esporsi, pur dicendo verità scomode. Sì, sì, Federica, sì, brividi lungo la schiena, mi viene da piangere. No, sto dicendo semplicemente cose vere e inconfutabili, credo. Sì. Beh, credo anch'io. Chi dice che i vaccini sono sicuri, insomma. Sì. Adesso no, si stanno un po' ricredendo, anche all'Istituto Superiore di Sanità mi scrivono in privato, dicono: noi non abbiamo mai detto che i vaccini sono sicuri, ma come un farmaco così fortemente... È un farmaco. Addirittura uno dei grandi big dell'Istituto Superiore di Sanità, e che purtroppo se resta una conversazione privata, io sono un galantuomo con bruttissimo carattere d'altri tempi, una conversazione privata non va mai rivelata in pubblico, quindi certo. Io gli ho detto: perché non lo dici, io non lo direi mai in pubblico. Ha detto in buona sostanza, dice: ma ti rendi
rendi conto, Davide? Ma il vaccino è un farmaco fortemente, fortemente certo, invasivo, ha detto. Certo. Ma di che parliamo? Di che parliamo? Certo. È un farmaco, quindi può non andare nessun effetto collaterale ed assolvere in alcuni casi, cioè non è che per forza ti crea danno, intendiamoci. Cioè, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Questo, che, no, questo è un concetto mancherebbe che, va, altro. Che va chiarito. Come no? Come no? Che va chiarito, però può crearlo come qualunque farmaco, il vaccino ancora di più, quindi ha le procedure di un farmaco e quindi ha i suoi effetti collaterali per i suoi adiuvanti, per il carico antigenico, e in fondo sono antigeni che io inoculo, no? Il vaccino è un insieme di antigeni che vanno a mobilitare il sistema immunitario ancora molto acerbo di un bambino. E all'interno di questa sostanza, di questi antigeni, che siano di natura virale o batterica a seconda del vaccino preso in esame, noi abbiamo pure degli adiuvanti che possono danneggiare, perché chiaramente sono sostanze chimiche estranee, quindi ci può essere uno shock anafilattico, cioè ripeto, non in tutti i casi di somministrazione di vaccino si crea il danno, però sia chiaro, io quindi non sono contro i vaccini, ma sono contro l'imposizione. E tra le menzogne, poi sa che succede? Che tra le menzogne e poi invece la coercizione a fare certe cose, trova spazio anche lo sciacallaggio dall'altra parte, cioè di quelli che che trovano il coraggio di dire ah no, non ti vaccini, ci penso io, ti risolvo tutto io, inventando anche loro delle storie, sia chiaro questo, cioè questo ce lo siamo anche detto, no? Quindi bisogna essere molto 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 cauti e pensare che stiamo trattando con la salute di un bambino, con la salute di una famiglia che te lo mette nelle tue mani. Questo è... Allora, mentre lei è in diretta qui con me, la redazione mi dà una mail, c'è l'impronta, tutto in diretta. Sono un pediatra di Firenze, vorrei essere ricontattato dopo. Quindi. Beh, è un bel momento, dai. Cioè, l'ha contattato un ma pediatra la stanno, la sta sentendo un suo collega, che lei lavora nella sanità pubblica e vuole essere contattato dopo. Okay. Quindi, oltre al merito di essere una grandissima pediatra, anche me lo auguro, ma sono convinto la persona che ha aperto questa strada. Io vi ringrazio per avermi dato questa possibilità, non faccio fatica ad ammettere quello che ho detto, perché ne sono fermamente Azzarola ci avrà più di 1000 bambini, questa stanno scrivendo tutti qui, Alessandra, vabbè, dove si fa, vabbè, datemi un altro, è la mia pediatra grandissima Patti, ti voglio bene, che il delirio adesso sta succedendo. Quindi concludendo, che andiamo a piangere tutti insieme al di là del vetro, ma si rende conto, dottoressa, noi stiamo qui e io la ringrazierò infinitamente per sempre, di che? A commuoverci, perché una pediatra, per qua io la conosco la sua storia, per quanto bravissima, sta facendo e dicendo soltanto quello che ogni pediatra dovrebbe dire e fare. Dovrebbe dire, sì, assolutamente, sì. Sono convinta di questo. Però sa, ognuno è libero delle proprie azioni e soprattutto dei propri pensieri, insomma. L'importante è coordinare il pensiero con l'azione e non pensare in un modo ed agire in un altro, ecco. Questo penso che sia fondamentale, insomma, soprattutto nell'operare di un medico. Io la saluto qui, ma le vorrei strappare una promessa con il riguardo e la cortesia e la gratitudine che le devo. Incontrarla, cioè riavere la nostra ospite o qui in radio. Volentieri, volentieri, volentieri. Mi scappava di chiamarla Patrizia. Prego. No, ci mancherebbe. Quello è il mio nome di battesimo, ci mancherebbe. Siamo sempre nella verità, insomma. Ci mancherebbe. Dottoressa Patrizia Franco, grazie davvero di cuore. Grazie. A prestissimo. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie davvero. Grazie davvero.